Kati880205 chiede: ciao, potresti fare video dove fai tutorial su come si disegna? Kati880205 è iscritta al mio canale come quello di Marci, come quelli di tanti altri di cui non ho la più pallida idea di chi siano, se non questi coglioni che fanno video in cui si registrano mille volte mentre che fanno tentativi assurdi e poi mostrano soltanto quando ci riescono. Barbara Mortari, perché non fai dei tutorial? Intanto ti lascio un cuoricino. Barbara Mortari nasce in provincia di Foggia, cresce in Croazia e muore in Cina. Ma prima di morire ci lascia in eredità tutti i video cui ha messo mi piace. Possiamo osservare quanto trash segue la ragazza. Noi ci piace il trash. Ciao bellissimi, questo uomo qui è Electric. Non sono solo questi due commenti quelli che mi chiedono di fare dei maledetti tutorial, ma la verità è che siccome non so che diavolo fare, è quello che farò. Non so che gioco giocare né che gioco portare su questo canale, quindi oggi facciamo un bel tutorial e in particolare vediamo come fare bene le proporzioni del viso. Ok, è un processo abbastanza meccanico quello che vi sto insegnando, che vi sto per insegnare, spero che siate abbastanza aperti nell'imparare, nell'apprendere cose nuove. E questo metodo di per sé è abbastanza sempliciotto, ok? Nel senso, è basato su forme geometriche, diciamo così. Innanzitutto dovete fare un bel triangolo, poi dovete fare un cerchio in mezzo, il cerchio lo dividete in due in modo ovoidale, fate un altro cerchio dentro. Illuminati, coincidenze? Non credo proprio. Non è vero, non dovete fare nessuno stupido triangolo. Per disegnare un viso dovete prima di tutto saper disegnare un gatto anime di profilo, ok? Se non sapete disegnare un gatto anime di profilo, beh, non potete disegnare su un viso umano, avete capito? Anche questo non è vero. Passiamo alle cose serie. Se volete saper disegnare un viso, dovete saper disegnare Tokyo Ghoul, ma soprattutto le kagune di Tokyo Ghoul, o kagune, ok? Se non sapete disegnare le kagune di Tokyo Ghoul, che sono queste cose qui strane che gli escono al culo, non potete fare video su YouTube, se no vi trovate 70 commenti che ho scritto, si chiamano kagune, ok? E se non sapete fare le kagune di Tokyo Ghoul, non potete nemmeno fare i visi umani, ok? Queste sono le regole fondamentali dei canali di disegno di YouTube, ok? Fra Frog, Richard HTT, mi raccomando, se non sapete cosa sono le kagune, informatevi subito o vi distruggono, eh? A parte scherzi, adesso iniziamo davvero la cosa seria. Bando alle ciance. Prima di tutto abbiamo bisogno di un quadrato, e questa è una cosa vera, ok? Qui non sto più prendendo in giro. Questo tutorial va bene sia per se state disegnando su carta o in digitale. Non ce ne frega niente di come state disegnando, cosa o perché. Io adesso ho fatto due quadrati, ben due quadrati, perché anatomicamente parlando la testa di un uomo rientra in un quadrato, ok? Adesso io ho il cappello che mi alza un po' la testa, ma in genere rientra in un quadratino, ok? Chiaro? Mi raccomando, si chiamano kagune. I quadrati si chiamano kagune, eh? Attenzione. Quindi abbiamo due kagune qui. Cosa dobbiamo fare con queste due kagune innanzitutto? Dobbiamo ovviamente dividerle in due, no? Perché se tu dividi il viso e la persona, no? A metà, teoricamente le due parti sono simmetriche, anche se non lo sono mai perfettamente, ok? L'uomo, l'essere umano, è di per sé un essere asimmetrico, apparentemente simmetrico, ma no, ma non lo è. Io per esempio c'ho un po' più di ciccetta sul fianco destro e per niente sul fianco sinistro, per qualche raro motivo. Ho un testicolo più grande dell'altro, ad esempio, come tutti voi, come tante donne hanno una tetta leggermente più grande dell'altra. Non sono perfettamente uguali, ok? Adesso, per capirci, andate da vostra mamma e toccate le tette e sentite, no? Cioè, mamma, ma questa è più grande, questa è più piccola. Poi lei vi dà uno schiaffo, vi manda in collegio, ma sappiate che ne valsa la pena perché avete imparato qualcosa. Andiamo a dividere questi due quadrati in tre parti, no? Il segmento verticale diviso in tre parti uguali all'incirca. Adesso io non sono stato a misurarle perfettamente, a occhio. Ok, probabilmente sono già diversi. E queste sono le cose che ci servono di base. Adesso, per capirci bene, la prima divisione sopra indica l'altezza delle sopracciglia, ok? Le sopracciglia stanno proprio su quella linea lì. Pensa un po', pensa un po'. Precisamente a metà, invece, cosa che tra l'altro mi ha appena fatto capire che non è perfettamente diviso in tre, precisamente a metà ci sono gli occhi, ok? Nella riga centrale. Quindi, se proprio vogliamo iniziare a fare qualcosa, qui c'è un occhio, qui c'è un occhio, qua ci sono sopracciglia, qua ci sono le sopracciglia, ok? Chiaro? Sono stato chiaro? Ma prima di passare a questo punto, dividiamo il segmento inferiore, questo qui, questo, avete capito? Questo,
qua in tre parti, anche questo, ok? Perché qui è dove c'è la nostra simpatica boccuccia, ok? E questa è la fossetta del mento, da cui per esempio può partire un pizzone, ok? Un pizzone, qua ci saranno i baffoni, e qua ci sta baffone, qua c'è il nasino. Comunque, andiamo per gradi. Abbiamo diviso questo in due parti. Il naso, ovviamente, la base del naso finisce qui, in genere come proporzioni. Ovvio che queste proporzioni sono basilari, ok? Poi voi le modificate un pochino, tenete nasi diversi, testicoli diversi, anche se non stanno sul viso, orecchie diverse, ok? Quindi, se qui abbiamo il nostro caro naso, adesso iniziamo a disegnare qualcosa di un po' più serio, no? Qui abbiamo un naso alla Owen Wilson, ok? Che c'ha tutta sta spaccatura del naso, ok? È un macello, come se fosse stato rotto da bambino. E qui lo facciamo anche di profilo, ok? A questa altezza, dove appunto partono le sopracciglia, noi sappiamo che abbiamo questa concavità e questa convessità da parte delle sopracciglia che vengono fuori, no? Così perché c'è la cavità orbitale, no? Un altro metodo per imparare a fare bene i visi umani è disegnare un sacco di teschi, no? Dal vero, o prendete foto di teschi, disegnateli più volte guardandoli, non diventerete dei tatuatori che faranno solo teschi, state tranquilli. Servono per capire un po' le forme dello scheletro umano, sopra il quale poi voi inconsciamente andrete ad applicare carne e muscoli, ok? Non è difficile. Quindi se io sto qua in profilo, vado su, ovviamente arrivo qua e inizio a curvare. La fronte è molto piatta in genere, no? Poi è la testa che inizia. Qui c'è una curva un po' più spigolosa e la testa invece sarà curva, no? Come il teschio che avevamo detto, no? Questo è tipo il teschio. Se noi dovessimo fare un teschio, eccolo qui, il teschio. Lo vedete? È chiaro. Torniamo quindi alle sopracciglia che avevamo detto stavano più o meno a questa altezza. Adesso le faccio belle pelose, ovviamente. Se io lo vedo da profilo, avete presente dove il sopracciglio prende la curva, no? O in quegli anime in cui addirittura è fatto tipo triangolino la sopracciglia. Sto parlando delle sopracciglia di questo tipo, ok? Quelle degli anime, no? In cui, ecco, ciao, sono un sopracciglio di un anime, ok? Questa piega qua, no? Del sopracciglio, questa, se io la vedo a profilo la vedrò più corta, no? Perché tanto è tridimensionale sta cosa, quindi sarà più lunga, in questo caso, quell'altra, no? Questa piega qua è più lunga e maggiore di questa, ok? È maggiore perché dipende da come io lo vedo, no? Mo adesso non mi fate spiegare proprio tutto, no? È Cristio. Ecco, mi sono già scordato una cosa fondamentale. Io sono un po' un pirla, ok? Un po' un pirla. La divisione per tre parti uguali, di cui vi parlavo prima, va fatta non di tutto il quadrato, ma da un pezzo in giù in poi, perché questo deve coincidere con l'attaccatura dei capelli, questa riga qua, ok? Quindi facciamo un passo indietro, ecco poi che già inizia a dare consigli del cazzo, eh? Ok, ok. Adesso qualcuno magari starà disegnando mentre io vi spiegavo le cose e deve fare un passo indietro per rifare tutto. Quindi, divisione del quadrato, tolgo circa un centimetro per l'attaccatura dei capelli, infatti coincide qua, se io poi farò i capelli partiranno così, no? E poi da questo segmentone qua, questo lo divido in tre, ok? Ok? L'altezza di occhi rimane invariata. Adesso noi stavamo finendo qui di profilo, ok? Adesso andiamo a lavorare sull'occhio, che se noi andiamo a fare l'occhio un cerchio, no? Una palpebra, ok? La palpebra superiore è sempre più grande di quella inferiore e in genere tende a essere più bassa di quella inferiore, quindi l'occhio si vedrà così all'incirca. Se io dovessi rifarlo, quindi facciamo un po' di rughette così a caso, questo è un vecchiaccio, sta venendo fuori un vecchiaccio, ecco come sarebbe il mio bell'occhio, ok? Alla stessa altezza, quindi lo andiamo a fare anche qua. E qui andiamo a spiegare un'altra cosa. Di solito la distanza tra gli occhi è uguale alla larghezza del naso, ok? Quindi se io vado per capire la distanza degli occhi, io basta che tiro su due belle linee qua simpatiche, no? E qua avrò più o meno la mia distanza tra gli occhi, che ovviamente poi potrò spaziare anche un po', decido io, no? Se fare gli occhi un po' più distanti, ma di base è questa, ok? Qui abbiamo l'occhietto, tanto caruccio, e qui abbiamo l'altro occhietto, c'è un po' di palpebra pesante, perché questo è un po' un vecchiotto, quindi qua facciamo le borse sotto gli occhi e un po' di rughette. Adesso anche qui possiamo andare a fare le nostre care sopracciglia, no? Le possiamo fare anche qua, quindi in questo caso il segmento più grande sarà quello frontale. Questo è maggiore di questo. Il mio telefono continua a suonare, mi incazzo, stai calmo, sto registrando, adesso lo dico tranquillamente. Adesso qui possiamo andare a lavorare sulla bocca, ok? Quindi qua facciamo un bel labbro tosto, no? Non so cosa cacchio significhi, un accenno a un sorriso. Sbilanciamo il sorriso verso un lato, così da iniziare a essere un po' simmetrici. Quindi, quando io sorrido, no? Vedete la mia bellissima faccia, come questi muscoli qui si tirano e mi si allarga un po' il nasino e parte dal naso fino alla bocca, qui all'estremità della bocca. Pensate, se io sorrido solo da un lato, succede questa cosa solo da un lato. E sto parlando come un deficiente, proprio per mantenere questa espressione. Che cosa significa? Che quindi questo nasino qua, se io voglio farlo sbilanciato da un lato, sarà
un po' più tirato, questa frocia del naso, no? E la bocca pure sarà più spostata verso quel lato, ok? Ok, Jack, ok. Qui abbiamo sempre l'altezza della bocca che portiamo qua, no? E qui la bocca, al contrario, avrà le labbra sporgenti, no? Perché se io mi vedo il profilo si vedono di più le labbra, non si vede. E di solito quello superiore è un po' più a punta in genere, ma non in tutte le persone, dipende dalle loro labbra. E quelle inferiori sono un po' più morbide in genere, però ovviamente se tu c'è le labbrone, tipo le persone di colori, possono avere anche molto morbide quelle sopra, o non lo so. Comunque sia, qui abbiamo la fossetta del mento e qui iniziamo a fare il mento. Non importa se esco dal mio quadrato, perché può essere pure che questo c'ha un mento della Madonna, no? E io lo voglio fare così, ok? Sono delle proporzioni di base. O diciamo che è un lardone, quindi manco c'ha il mento, c'ha il doppio mento addirittura, no? Quindi poi me lo gestisco come minchia mi pare, nel senso non è che dobbiamo essere così fiscali. Quindi il mio c'ha un mento abbastanza pronunciato, poi la mascella vado all'indietro e dove arriva questo punto qui in cui mi si incrocia con la metà del viso, la vado a inclinare, ok? In realtà forse dovrei inclinarla prima, sì, mi sembra prima, perché è il contrario, è da qui, se deve andare giù, ok, qui la mia mascella è inclinata. L'orecchio di solito è sempre grande quanto questo spaziotto qui, questo qua, lo vedete? Questo spazio qui, che corrisponde all'altezza delle sopracciglia base del naso, no? Distanza sopracciglia base del naso, quindi il mio orecchiotto sarà grande in questo modo, no? Parte da qua e finisce qua, quindi qui io parto a fare il mio orecchiotto. Se volete vedere come fare un orecchiotto, fatevi una cacchio di foto all'orecchio, guardatelo mentre che lo fate, perché è il metodo più veloce. Non è che adesso vi sto spiegando l'orecchio si fa così, qua c'è la piega, poi qua c'è il lobo, perché poi l'orecchio cambia da persona in persona, no? Allora io qui faccio in questo modo, poi faccio questa linea e poi qui faccio questa cosa, qua faccio il lobo e poi questo rientra dentro e poi bababà, e qui ci metto un orecchino, capito? Non è che vi devo dire tutto, l'orecchino togliamolo per carità. Andiamo a fare la stessa cosa dalla nostra cara persona frontale, ok Jack? Ok Jack? In genere lo zigomo lo si può individuare tracciando una linea dall'inizio dell'orecchio, altezza degli occhi qua, fino alla bocca, no? Così bip, qua c'è lo zigomo, no? Quindi se io voglio andare a accentuare lo zigomo, seguo quell'andatura lì. Quindi ovviamente lo zigomo può essere più pronunciato di altri, no? Io non ce l'ho così pronunciato, quindi dovrei fare al massimo così, proprio per farlo esistere, piuttosto che non farlo esistere affatto. Però se è molto pronunciato io posso fare addirittura così. E qua c'è uno zigomo, addirittura l'ombra qui sotto, pronunciamolo ancora di più, uno zigomo della Madonna, no? Facciamo una cosa decente. Uno zigomo un po' pronunciato ce l'ha il nostro ragazzo, il nostro vecchiaccio qui. Possiamo mettere un po' di barba a questo vecchio, un pizzotto. Abbiamo aggiunto un bel pizzotto al nostro uomo, ok? Qui ovviamente facciamo la stessa cosa per quanto riguarda la mascella e qui la stessa cosa per quanto riguarda il nostro zigomotto. Sbaglio, questa testa sembra un po' piccola, oh. Qui ad esempio, rispetto a come mi sta venendo il design, chiamiamolo così, del profilo, mi piacerebbe che lui avesse una faccia un po' più asciutta, ok? Quindi in questo caso una mia scelta è quella di stringere un po' la testa. È una mia scelta. È quello che potete fare anche voi. Il quadrato vi serve per calcolare bene le proporzioni. Cosa che potete fare anche con un ovale. Se voi già avete chiara la forma della testa, zoomiamo qua, che è questa, e io voglio calcolare bene le proporzioni. Quindi qui c'è l'attaccatura dei capelli. Da qua divido in tre andando in giù. Da qui divido in tre. Quindi bocca, nasino, occhietti, sopracciglia, capelli, orecchio, eccolo qua, Frank, è arrivato Frank. Ah, zigomo. Veniamo un po' a capire la forma di queste tempie. Andiamo a fargli un'attaccatura un po' aquilina, un po' stempiata. Facciamoli corti perché non c'ho voglia di perdere altro tempo con capelli strani. Non ho capito perché non ho disegnato in nero fino adesso. Quindi attaccatura aquilina. Cioè aquilina, che sto dicendo? Insomma, da vampiro un pochino alla Vegeta. Capelli disordinati sopra. Qui invece sarà abbastanza rasato. Qui c'è l'attaccatura dietro. E qui parte il collo, ok? Che va sempre un po' all'indietro. Quindi abbiamo il pomo d'Adamo e il collo. Qui c'è lo sternocleidomastoideo che va giù, che è un altro muscolo che avrete visto in altri disegni che faccio. Ma qui stiamo facendo il viso. Qui facciamo una bella... Che cacchio ne so che cosa indossa sto tipo. Sternocleidomastoideo, eccolo qua che va giù. È sempre un po' a cono il collo, perché lo sternocleidomastoideo si attacca dall'orecchio al manubrio, no? Quindi va, è obliquo, non va giù il collo così, boom. No, vedete, una forma in cui questi due muscoli vanno giù fino a qui. Poi dietro parte il trapezio, quindi ha questa forma. Cioè qui tipo parte il trapezio. Avete capito? Avete capito? Basta.
qui a sta sorta di colletto che non so che cosa gli ho messo, mettiamo che è una sorta di camicia da militare, che cacchio ne so. Ed ecco qui Francesco, il nostro caro amico Francesco, possiamo aggiungergli un po' di rughe sulla fronte, tanto per. In genere Francesco porta esclusivamente orecchini che sembrerebbero a forma di cuore, ma in realtà sono a forma di tette, perché Frank ama le tette, ok? Frank è un tipo strano che gli piacciono le tette, coi capezzoloni grossi, addirittura queste, a quelle dell'altro lato mette il reggiseno, tanto per non essere troppo volgare, ma a quelle del suo lato destro, ovviamente, tette nude. E questi sono gli orecchini di Frank, il mio caro, amato, adorato Frank, cioè Francesco, scusate. E qui abbiamo finito. Non so se sono stato chiarissimo, spero di esservi stato utile, scusate l'errore all'inizio, ma se vi è piaciuto questo video, questo vitreo, se vi è piaciuto, se vi è piaciuto questo video, non scordatevi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, sempre ricordando che questo era Electric.